La proprietà ha chiesto lo sgombero e la banca è disposta a pagare i soldi della pulizia, dello sgombero e della recinzione. E hanno fatto anche un preventivo, l'AMSA ha fatto un preventivo di 80.000 euro per pulire. C'è un'udienza del giudice dell'esecuzione il 13 marzo, quindi giovedì prossimo, con tutte le parti in causa, quindi la banca, il comune, la prefettura, i vigili, perché poi bisogna sgomberare. Quindi teoricamente, però, fidarsi bene o non fidarsi meglio, giovedì dovrebbero firmare l'accordo per sgomberare, ripulire e recintare. C'è famiglia che si vede. Buongiorno, il copertone può firmare dentro. Buongiorno. Sì. Cosa c'entro io? Come non possono firmare? Loro sono autorità, non possono firmare. Via qua. Via di qui andranno in un altro posto, giusto? La soluzione per queste, per questi assembramenti di persone che non sappiamo se sono in regola, se non sono in regola, se hanno permesso di soggiorno, cioè è più a monte, perché gli inquilini qui... Non è che gli puoi dare una casa però, eh? Ascolti, io non ho detto di dare una casa, la legge Bossi-Fini l'avete fatta voi. Al signora, di là di questo, sono qua per via Biscolfi, no, permetta, no, non sono qua, vabbè, per, ma lei sono qua anche per provare a sgomberare parte, questo palazzo. Fa parte anche della Lega, ha governato, ha fatto tante cose. Va bene, scusi se mi dico... No, va bene, ho capito, una voce extra. No, io signora, dico, non sono furti... qua a far politica, sono qua a liberare sto fottutissimo palazzo, capito? Punto. Ma io quindi non mi interessa problema. Dove vanno, dove non vanno, ah, no. Sarà problema loro trovarsi una casa, ma non è un devo problema. Trovare io a casa 100 no, rom, problema. Adesso problema. Dai, va bene, se... della regione. Ma che della regione, vanno a lavorare, la casa se la comprano, il problema è io trovare ma la casa a tutti i disperati che sono in giro per Milano. Se lei risolve la questione dell'immigrazione in questo. Vabbè, signora, se ne vuole accogliere un po' a casa sua, le accolga a casa sua, cosa le devo dire? A me non va bene che vengano a rubare, che facciano quello che vogliono, non mi va bene. Va bene, non mi va bene. Quando avremo casa per tutti daremo casa a tutti, per ma intanto cazzo... li voglio buttare fuori da qua. Scusate, okay. Ma che cavolo c'entra? Lei è un politico anche. Signora, è un mi politico fa lavorare della Lega molto. Signora. Signora, mi fa provare a liberare questo palazzo? Sì, come no, può parlare della casa sua, se non hai capelli che parlerò. Va bene, va bene. Vive in Italia, li porta a casa. Va bene, la signora risolve il problema abitativo di questi 100 qua. Ma mi scusi, chi è il numero? Va bene, la mia l'ho detta. Lei non ne tiene conto? No, signora, se li ospita lei mi fa piacere. Ascolti, ma le fare una risposta? Signora! Da un politico le parlo? Io devo dare casa ai rom che no, occupano lei, io non le ho palazzi. Chiesto di dare allora, casa ho detto dove vanno signora, a finire basta. Via di qui ma via, da un'altra via, parte no. Ma dove via? Signora, via le fate entrare cani e porci dove ah, via? Noi della Lega sì, voi con la vostra bella legge va bene, un bacione.